gennaio 1999. Nei paesi dell'Unione Europea viene introdotta una nuova moneta comune, l'euro. Vengono fissati i tassi di scambio con le monete nazionali e adottata una politica monetaria condivisa, sotto il controllo della Banca Centrale Europea, che ha la sua sede a Francoforte sul Meno, in Germania. L'euro è introdotto dapprima come unità di conto virtuale e dal 2002 come denaro contante. Le monete sono coniate e distribuite negli Stati membri dell'Unione Europea in collaborazione con il Sistema Europeo delle Banche Centrali. L'euro è adottato da oltre 340 milioni di europei ed è una delle valute più scambiate nel mondo.